Bentrovati a questa nuova edizione di Senior News, vediamo i titoli di oggi. Quarta ondata, aumentano i casi di Covid in tutta Italia, ancora 2,7 milioni di over 50 non vaccinati. Incontinenza urinaria, ne soffrono 5 milioni di donne e 2 milioni di uomini. Ipoacusia, rimuovere gli ostacoli sugli apparecchi acustici causati dal DPCM sui nuovi LEA. Diabete, come tenere sotto controllo la glicemia con sensori e app. I casi di Covid-19 aumentano in tutte le regioni italiane, crescono del 37,7% i nuovi casi settimanali e di oltre il 14% i ricoveri in ospedale e del 9% le terapie intensive, mentre gli attuali positivi superano quota 100.000. Intanto, mentre prosegue la somministrazione della terza dose, la campagna vaccinale ha subito una battuta d'arresto per quanto riguarda i nuovi vaccinati. Sono infatti crollate del 75% in 3 settimane le prime dosi di vaccino e sono ancora 2,7 milioni gli over 50 da vaccinare. L'incontinenza è una condizione che può essere anche molto invalidante nelle sue espressioni più gravi, con un impatto molto negativo sulla vita quotidiana. Si tratta di un disturbo sottostimato ma molto diffuso, con un'incidenza maggiore fra le donne over 65. Sentiamo. Il problema dell'incontinenza è un problema sottostimato, ma comunque ha dei numeri molto importanti a livello della sanità italiana. Parliamo di 5 milioni di donne incontinenti, più all'incirca un 2 milioni di uomini che si vanno ad aggiungere, più l'incontinenza fecale che sono un altro 2 milioni e mezzo, 3 milioni di incontinenti. Quindi sono dei numeri molto grossi, si arriva sui 8-10 milioni di persone che hanno questo problema. Interessa chiaramente più le donne, è un problema di genere, il rapporto è 1 a 10, cioè ogni maschio ci sono 9 donne che hanno problemi di incontinenza urinaria. È un problema molto sentito da parte della popolazione e molte volte le persone non si rivolgono ai medici e non trovano delle soluzioni adeguate al loro problema. Le protesi acustiche sono un ausilio molto importante per migliorare la qualità della vita di chi soffre di ipoacusia, ma l'acquisizione dei dispositivi tramite gare pubbliche, come stabilito dai nuovi LEA, fa sì che un debole di udito per ottenere una protesi non ha la possibilità di scegliere, grazie all'assistenza di un professionista specializzato come l'audioprotesista, il dispositivo più adatto alle sue specifiche esigenze. Una modalità di individuazione ed erogazione degli apparecchi acustici che non garantisce né la proprietà né la qualità della prestazione, generando un'assistenza insoddisfacente, sprechi e mancato accesso alle innovazioni tecnologiche. Sentiamo. Di fatto c'è una difficoltà oggettiva a far sì che la pubblica amministrazione acquisti attraverso una procedura di gara, che poi mortificherebbe in primis il paziente, perché comunque il paziente, voglio dire, potrebbe non essere nella condizione di non poter più scegliere il tecnico e il professionista al quale affidarsi. La tecnologia, perché comunque l'industria sta continuando ad investire molto, nonostante anche il periodo di crisi, gli investimenti in ricerca e sviluppo delle aziende di produzione sono rimasti quelli che erano ante Covid, e poi anche il tecnico, l'audioprotesista, che si vedrebbe costretto a non poter più scegliere il prodotto, quando invece per legge è la figura che può e deve scegliere, ed è l'unica figura professionale che può e deve scegliere il prodotto, e poi lo deve applicare, adattare e seguire il paziente per tutta la vita. Le nuove tecnologie per il controllo e il monitoraggio flash del diabete permettono ai pazienti l'utilizzo del proprio cellulare per misurare in tempo reale la glicemia grazie a delle app che si possono scaricare sul proprio smartphone in maniera semplice e gratuita. L'app è collegata al piccolissimo sensore circolare da applicare nella parte posteriore del braccio. Basta quindi una semplice scansione del cellulare sul sensore per ottenere la misurazione in tempo reale della glicemia. Dopo la scansione è facile e intuitivo interpretare i dati sul cellulare e si possono aggiungere note e informazioni al diario giornaliero in ogni momento. Inoltre, i valori del glucosio ottenuti si possono condividere in tempo reale e in automatico con il medico diabetologo e con i propri familiari, anche a distanza.
Senior News termina qui. Prima di salutarvi vi ricordiamo Pronto Senior Salute, il servizio di Senior Italia Federanziani dedicato agli over 65 che hanno prenotato tramite il CUP una visita specialistica, un esame diagnostico, un ricovero e l'appuntamento non rispetta i tempi indicati nella prescrizione del medico. Chiamando il numero 06-6227-4404 ogni singolo caso verrà preso in carico gratuitamente. Sul sito www.senioritalia.it potete invece rivedere questa e tutte le altre edizioni. Arrivederci.